Come probabilmente già saprete, pochi giorni fa nel suo ultimo evento Apple ha introdotto tantissime novità per il prossimo futuro che va da settembre a novembre di quest'anno appunto. In modo particolare ha introdotto novità sul piano dell'hardware, come sapete con il passaggio all'architettura ARM per i suoi nuovi computer, per i suoi nuovi Mac, con annessi vantaggi e svantaggi chiaramente. Ma novità che hanno investito anche il campo del software, in particolar modo con il rilascio delle beta dei suoi nuovi sistemi operativi, sia per dispositivi mobili sia per Mac appunto. In modo particolare stiamo parlando di iOS 14, iPad OS, Watch OS, ma soprattutto quello che ci interessa vedere più da vicino nel video di oggi, il nuovo sistema operativo per Mac Big Sur. E infatti proprio nel video di oggi ho intenzione di mostrarvi come poter andare ad installare questo nuovo sistema operativo sul nostro Mac, ma mi raccomando seguite tutti quanti gli accorgimenti che vi darò. In modo particolare vi ricordo che una beta, soprattutto quando questa è la prima di un nuovo sistema operativo, teoricamente non andrebbe mai installata e soprattutto non andrebbe installata sul vostro dispositivo principale. Quindi se lo avete, procuratevi un altro Mac possibilmente. In ogni modo io vi mostrerò come poterlo fare su una partizione secondaria in maniera tale che se qualcosa dovesse andare storto non perderete i dati e potrete facilmente riavviare il vostro nuovo sistema operativo. Inutile dire a tal proposito che non mi assumo nessuna responsabilità per ciò che combinerete sul vostro Mac, ma ovviamente sono sempre qui a disposizione, fatemelo sapere nei commenti se qualcosa non è andato a buon fine e sarò lieto di aiutarvi. Prima di farlo allora amici vi ricordo di iscrivervi qui al mio canale YouTube, aiutatemi a crescere con un like a questo video e non dimenticatevi anche di seguirmi su tutti quanti i miei social network che trovate qui sotto in descrizione. Eccoci qui amici, siamo sul desktop del mio computer e prima di procedere vi ricordo di andare a seguire le indicazioni che vi ho dato ad inizio video e che io non mi assumo nessuna responsabilità per ciò che farete sul vostro computer. Come sapete, per poter installare e scaricare una beta di OS X di un sistema operativo Apple è necessario essere iscritti al programma Sviluppatori. Tuttavia nel video di oggi vi mostrerò una procedura che ci permetterà di non effettuare tale iscrizione e pertanto di procedere lo stesso con l'installazione. Prima di vedere il tutto, una cosa necessaria da fare è andare ad individuare la partizione sulla quale andare ad installare Big Sur, perché come vi ho detto è importante non farlo sulla partizione principale in quanto questa andrà a sovrascrivere tutti quanti i dati, il nostro sistema operativo. Certo non perderete nulla, però è anche vero che le beta, soprattutto nella sua prima release, non vanno mai installate proprio perché ci sono tantissimi problemi e non fatelo soprattutto se il vostro computer è quello principale. Pertanto andiamo ad aprire la cartella Utility e clicchiamo su Utility Disco. Come potete notare sul lato sinistro della schermata c'è l'elenco dei dischi, in questo caso questi sono i miei, a voi ne compariranno chiaramente degli altri. È necessario che le partizioni siano in formato APFS, questo è molto importante perché ci permetteranno di star sicuri e soprattutto di avere un'installazione pulita e funzionale, soprattutto anche abbastanza veloce. Se questo non è possibile dovrete andare a convertire la partizione, quindi quando farete inizializza ci sarà la possibilità di andare a convertire il vostro disco in formato classico Apple in APFS senza andare a perdere i dati. Ma adesso non ci soffermiamo su questo. In ogni modo selezionate il vostro contenitore, quindi in APFS ricordo, e facciamo clic sul più, che significa aggiungi un volume APFS. Qui lasciamo tutto così. Magari andiamo a cambiare semplicemente il nome e mettiamo Big Sur, proprio per avere un punto di riferimento, e facciamo aggiungi. Attendiamo un attimo che la procedura sia terminata e vedete è andato a creare questo spazio Big Sur. Per il momento non ci servirà effettuare altro proprio perché la funzione APFS fa in modo di riconoscere in automatico il volume e di permettere anche la gestione dello spazio automatico. In ogni modo io vi raccomando sempre di avere sul vostro hard disk uno spazio libero almeno superiore ai 40-50 giga. Sicuramente ne servono di meno, ma vi garantisco che incontrerete problemi durante l'installazione.
informazioni. Dunque chiudiamo qui e adesso dobbiamo recarci su questo sito che si chiama betaprofiles.com, ma state tranquilli perché vi lascio in descrizione il link per poterlo raggiungere. Qui potrete trovare tutte quante le beta dei software Apple, soprattutto aggiornate. Vedete, se scorrete la pagina, ecco che iniziamo a vedere iOS 14, iPadOS 14, eccetera. Noi dovremo recarci su macOS 11 download, quindi andiamo a cliccare su download e attendiamo che venga avviata una procedura di download per questo file. Ma attenzione, questo è un file piccolissimo che verrà scaricato sul nostro computer, che contiene le informazioni necessarie per permettere l'aggiornamento. Quindi lo salviamo sul nostro computer, io non lo faccio perché l'ho già scaricato, ed ecco qui il nostro file bello e pronto. Ci clicchiamo sopra, è un comunissimo DMG, e avviamo la procedura di installazione. Dunque vedete, dovete semplicemente seguire tutti quanti i passaggi, fare sempre accetta, continua e così via, e dovete scegliere l'hard disk dove andare a effettuare l'installazione, quindi l'hard disk principale in questo caso. Fate installa, io ovviamente l'ho già fatto e non vado a procedere. Una volta terminata l'installazione vi si aprirà in automatico, ma io vi faccio vedere. Andate su Mela, preferenze di sistema, e andate nella sezione aggiornamento software. Vedete, il nostro Mac adesso ha trovato il nuovo aggiornamento di iOS, macOS Beta. Dovete semplicemente cliccare su aggiorna ora e inizierà il download. Io non lo faccio. Cosa dovete fare adesso? Dovete semplicemente attendere che il download finisca. E attenzione, ci possono volere diverse ore perché sono circa 10 GB di dati da scaricare. Dunque, una volta atteso tutto quanto questo, ecco che verrà scaricato nella cartella applicazioni il file di installazione di Big Sur. Vedete, install macOS beta. Quindi questo è l'aspetto finale. Quando finirà l'installazione si aprirà automaticamente la schermata di installazione, tra poco ve lo farò vedere, ma vi voglio dire prima una cosa. Adesso, da questo momento in poi, il vostro Mac rileverà tutte quante le beta rilasciate da Apple. Se a voi non dovesse più interessare una cosa del genere, quindi uscire, tra virgolette, dal programma di sviluppatori, vi basterà cliccare qui su dettagli. Vedete, aggiornamento software, il Mac fa parte del programma Developer Seed Apple, quindi cliccate su dettagli e vedete, potete cliccare su ripristina default in maniera tale da non ricevere più le beta di Apple. Fatto questo, qualora la vostra schermata non si sia avviata oppure qualora l'avrete chiusa, andiamo in applicazioni e ci rechiamo proprio sul software di installazione. Clicchiamo, dobbiamo attendere un pochino proprio perché il sistema operativo è molto pesante, poi dipende tutto anche dal vostro computer, da ciò che il vostro computer può supportare. Cliccate adesso su continua. Accettate il contratto Apple, vedete, ho letto e accetto il contratto di licenza, e fate accetta. Adesso c'è il passaggio molto importante da dover effettuare. Sul mio computer vedete completamente oscurati gli hard disk sui quali poter andare ad installare il sistema, proprio perché io l'ho già fatto in precedenza. Ma voi dovrete andare a selezionare Big Sur e fare semplicemente installa. Dovrete procedere con la classica installazione di Apple e tutto quanto andrà a buon fine. Quindi verrete riportati al termine sulla schermata principale di Big Sur. Andare a inserire i vostri dati, la troverete leggermente cambiata e il vostro sistema operativo sarà dunque pronto per essere visionato, per essere sfruttato. Prima di concludere il video, qualora voleste ritornare ad aprire direttamente Catalina, potrete effettuarlo in due modi. Il primo è quello di andare qui nella mela, cliccare su preferenze di sistema e cercare l'opzione disco di avvio. Una volta cliccato qui sopra vi compariranno i dischi principali dei sistemi operativi e dovrete andare a scegliere quello principale. Nel mio caso adesso c'è soltanto principale, ma a voi apparirà anche l'hard disk appena creato e sul quale è stato installato Big Sur. Quindi dovrete scegliere semplicemente quale hard disk avviare per primo e dovrete effettuare un riavvio ovviamente del computer. Il secondo modo non ve lo mostro, ma è molto semplice. Qualora non voleste effettuare questa procedura, spegnete il computer. Nel momento in cui lo andrete ad accendere, dovrete premere semplicemente il tasto Alt fin quando non apparirà lo schema di tutti quanti gli hard disk disponibili.
Lì andate a scegliere la partizione di Big Sur oppure di Catalina, in base a quella che vorrete avviare in quel momento. Ok amici, spero davvero che il tutto sia andato a buon fine per voi. Vi ricordo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo, magari dove vedremo più da vicino tutte quante le novità introdotte da questo nuovo sistema operativo di Apple.